Siamo qui con Fabio Fanuli al Palaenza al termine dell'allenamento dei ragazzi di Conad Volley Tricolore. Fabio, domenica affronterete la Agnelli TPS Bergamo ad appena 6 giorni di distanza e poi avrete la seconda sfida. Durante prima, domenica giocherete per il campionato e venerdì per la Supercoppa. Per la sfida di domenica vi potrà aiutare a studiare gli avversari in vista della finale? Ma il mio punto di vista è che bisogna guardare un impegno alla volta, nel senso che noi adesso ci concentreremo sulla partita di domenica, porremo il focus sul fatto che giochiamo contro una squadra che ha vinto praticamente la regular season con 10 punti di distacco sulla seconda, e per noi è stimolante, essenziale confrontarci con i migliori per capire a che punto siamo, sia a livello di gioco che a livello di numeri. Quindi affronteremo la gara di domenica con questo spirito. In generale, quali sono le aspettative per questo match? Ma come ho detto prima, confrontarci con la squadra che ha dimostrato di essere la più forte del campionato e vedere noi rispetto a loro a che punto siamo, sia come gioco, e vedere un po' se stiamo lavorando bene oppure c'è qualcosa da sistemare. Sicuramente confrontarsi contro i migliori è sempre un buon viatico per migliorarsi. Siamo qui con Riccardo Mian, schiacciatore di Conad Volley Tricolore. Riccardo, nelle sfide precedenti contro Bergamo avete collezionato una sconfitta in regular season e una vittoria in Coppa Italia. Pensi che sarà cambiato qualcosa da questi incontri avvenuti nel mese di gennaio? Allora, secondo me dalle ultime sfide sicuramente il nostro livello si sta alzando notevolmente, il gioco è più fluido e sicuramente esprimeremo un gioco migliore rispetto alle passate partite. Bergamo si è aggiudicato il primo posto in campionato con qualche giornata di anticipo. Chi sono gli elementi più pericolosi del roster a tuo avviso? Beh, secondo me è il sestetto in sé, è una squadra molto completa con dei giocatori di assoluta qualità e niente, principalmente potrebbe essere l'opposto, magari, che potrebbe darci più fastidio, ma per me sono tutti.